Carlo Rienzi, avvocato presidente del Codacons, benvenuto. Grazie. Una rete di avvocati in tutta Italia, di associazioni, difesa dei diritti e l'igiene dentro almeno un ospedale. Ci dovrebbe essere. Professor Calabrese, benvenuto. Hola. Grazie, buonasera. La ringrazio io, l'ho chiamata veramente un minuto e mezzo fa, perché poi noi ci sentiremo alla fine della trasmissione sulla cioccolata. Ecco. E cercheremo di rovinarvi anche qui. Manuela, ci sono sempre. Grazie. Allora, Rienzi è bello agguerrito perché il comando dei carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli nelle mense all'interno delle strutture ospedaliere sanitarie che hanno interessato più o meno 992 punti di preparazione di pasti all'interno di queste strutture e insomma hanno trovato di tutto, molte infrazioni penali e amministrative, sequestro di 7 punti cucina, hanno trovato in queste strutture sanitarie di mense, di cucine, umidità, muffe, i soliti insetti schifosi. Non quelli che ci dicono che dovremmo mangiare. No, gli insetti schifosi, quelli escrementi di topi, di miserabili topastri. Allora, blatte. Io mi fermo, perché non c'è nelle celle frigorifero dove si lavano le cose che non si lavano bene. Insomma, alimenti deteriorati. Sequestrati praticamente, assenza di tracciabilità, scaduti di validità, custoditi in ambienti inadeguati, non è... Va bene. Ci vergogniamo. Io guardate, come cittadini ci dobbiamo vergognare, perché questi non solo rubano sugli appalti che danno per le mense, e quindi ci sono le mazzette, i concorsi truccati e quant'altro, ma poi, proprio perché hanno rubato e quindi hanno pagato di meno, quelli che vincono l'appalto danno le schifezze a persone deboli, perché i malati sono aggravante, sono persone deboli, quindi sono reati gravissimi, non è semplicemente il reato di somministrazione di alimenti nocivi, no, c'è un reato di violenza privata, di lesioni, di quello che, perché sono e ai danni di persone che non si possono difendere, non è che possono dire vado a mangiare dall'altra parte, vado a mangiare fuori, vado a mangiare, sono costretti a mangiare le blatte e le schifezze. Questa è la vergogna di questo paese. Meno male che ci stanno i NAS che ogni tanto si danno una mossa, poverini, che sono tanti o pochi poi. Ma sono pochi, purtroppo. Professor Calabrese, questa è la parola dell'avvocato, un po' veramente del popolo, un po' dei consumatori. Lei, professor Calabrese, in quanto nutrizionista, dietologo, ma anche presidente del Comitato Nazionale di Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, ci dica, perché io sono indignata, non conto nulla. Il concetto è questo, quello che ha detto l'avvocato Rienzi lo faccio mio, perché ha ragione, la sua indignazione è la mia indignazione, anche la sua, Emanuela. Perché fino in fondo noi non possiamo pensare, cioè giustamente diceva Rienzi, questi non è che possono andare a mangiare fuori, sono costretti a mangiare quello che viene somministrato. Ora io dico, ci sono degli ospedali fantastici in Italia, io vivo ad Asti, una civilissima. Ma certo, noi stiamo parlando di quelli che invece gettano la vergogna. Lì dall'altra parte sono soprattutto i servizi di catering esterni, che alcuni sono eccellenti. No, anche interni, professore. Vabbè, alcuni sono eccellenti, altri sono... Va bene, ma noi stiamo difendendo quelli che vanno bene, perché li difendiamo denunciando quelli che vanno male, che danneggiano quelli che vanno bene. Certamente, assolutamente sì, perché così deve essere. E in effetti, ora noi abbiamo a giro il ministro che è medico anche lui, il professor Schillaci, uno scienziato importantissimo, che so che si è adirato e disturbato anche lui di questa condizione qua, perché gli ospedali sono posti dove c'è la persona che è ammalata e allora deve essere ancora di più rassicurata, non solo sulla capacità di noi medici, sulle strutture, sulla tempestività, ma anche e soprattutto sulla somministrazione degli alimenti che vengono dati, perché questi, cioè non si può entrare in ospedale con un dubbio di una malattia e poi uscire
con delle malattie di tipo alimentari perché hanno mangiato malissimo, non solo come gusto, ma parlo come sicurezza alimentare. Allora in questo caso noi, lo continuo a dire da almeno 20 anni, lei lo sa, nella nostra trasmissione quante volte l'ho detto, bisogna triplicare il numero dei NAS, perché i NAS sono benemeriti in questa crisi. Sì, ma perché, scusi professore, ma perché il ministro Rienzi non nomina un commissario o una persona, una volta nelle ALDO, lo sa lei perché c'è un'età come me, c'erano i controlli interni, c'era un soggetto, poi i sindacati l'hanno fatti eliminare perché davano fastidio perché controllavano, come stanno facendo eliminare i corti dei conti con le leggi praticamente. Allora, se il ministro invece di indignarsi facesse un bando di concorso per 300, che ne so, che vanno a turno, a sorpresa, a controllare tutti gli ospedali, non ci sarebbe nemmeno bisogno dei NAS. Ma non ci si può indignare solamente, perché allora io mi indigno col ministro perché mi sono scocciato. Ma non ancora, adesso è arrivato da poco, aspetti un attimo, no, indignarsi con questo qua. E vabbè, dopo 3 mesi che può fare? Magari ascolterà. Io non esatto, questo volevo dire. Il buon Schillaci, che è una persona non so chi sia sto Schillaci, mi scusi professore, lo continuo a citare, ci dica bene perché lo continuo a citare, perché con lui noi stiamo facendo un lavoro di rivisitazione di quello che le cose che non funzionano. Era ora, era ora, vi siete svegliati tardi, lei e Schillaci che sembra un calciatore. Io sono al 30, è tardi, no, no. Professore, è tardi. Adesso ci va di mezzo lui. Voi lavorate e quelli mangiano schifezze. Basta lavorare, andate negli ospedali, mandate le persone. No, però a parte gli scherzi, che non è molto uno scherzo. Non è uno scherzo questo, professor Calabrese, davvero è tardi, non c'è tempo, dobbiamo muoverci, perché poi lei ha provato a andare. Dai, lei poi una trasmissione come questa è importante e molto ascoltata, sicuramente farà arrivare il suo grido di dolore al ministero. Io so che non solo il ministro ma tutta la struttura, e mi rendo conto quello che dice l'avvocato che Renzi, che una volta c'erano veramente i commissari, c'erano quelli che controllavano, forse è arrivato proprio il momento di rimetterli, perché noi non va bene, vediamo, va bene. Allora professor Calabrese, io so che lei è una persona molto ascoltata, molto sentita, anche a dei livelli apicali. Io mi scuso col signor col dottor Schillaci, che non conosco, non era dispregiativo, come ho detto, ma chi è questo signore, perché lei me lo continua a citare e dico signori io non so chi sia. Perché non mettere le telecamere dentro le cucine dell'ospedale? Non quando un ispettore. Allora posso che si devono mettere negli asili nido, perché dovrebbero maltrattare i bambini. Nelle RSA, perché vengono maltrattati gli anziani. Ma questa è una battaglia di sempre. Anche se poi il sindacato si incazza, appunto. Passerà. E che diavolo. Allora, si fermi un attimo. Le telecamere sui luoghi di lavoro sono un punto molto delicato, perché i sindacati chiaramente dicono non è giusto, i lavoratori non si devono. Posso finire? Posso finire? Certo. Posso dire niente. Ti faccia finire, avvocato Rienzi, perché questa è una battaglia che lei lo sa personalmente, come Rai Radio 1, come Italia Istruzioni per l'Uso, adesso con questa, la facciamo da sempre. Telecamere negli asili, nelle RSA dove ci sono gli anziani, i malati più deboli, certo, i problemi anche di psicologici, eccetera. Il punto è che tra il diritto di un lavoratore, scusatemi, dico una cosa che provoca, ma io ci credo veramente, se sbaglio mi scuso, tra il diritto di un lavoratore o il diritto primario della salute degli anelli più deboli della catena sociale, che sono i bambini negli asili, gli anziani, prevale il diritto primario della salute e della... Allora, ed è una forma di tutela nei confronti dei più onesti di questi lavoratori, vi prego. Allora, creiamo queste cordate forti, professor Calabrese, vada dal ministro, gli spieghi, va fatto qualcosa anche per alleggerire il lavoro dei NAS, e per essere capillarmente prometto che interverrò e mi fa sapere, ecco, perché io coi ministri col potere non vado d'accordo. Noi professore, lei che è potente, ci chiami che noi io non sono potente, io sono un manovale della scienza. Lei non faccia il nome del Codacons, se no già lei non faccia il nome del Codacons e nemmeno il mio, se no la defenestrano. Parlo
per l'indignazione prima di un cittadino. No, italiano, bisogna arrivare concretamente alle cose. E io penso che si potrebbe anche ottenere qualcosa a sto punto, perché è vergognoso. Sicuramente. Dai. Mi impegno a parlarne con l'ottimo ministro. Ma adesso ottimo è una sua ottimo, quindi no, ottimo non c'è nessuno. Ottimo da mangiare, io sono a dieta, ho una fame. Ascoltatemi. È stato preside della facoltà di medicina a Tor Vergata, è stato rettore, è un uomo di medicina nucleare, è un uomo clinico, è uno che sa come funzionano gli ospedali. Sono i fatti che contano, professore. Noi dammi il tempo, però, cosa consente? Mi faccia dire. Che elencare i titoli, vogliamo che ci siano i fatti. Non è male avere uno preparato. La prossima. Mettere le telecamere, che ci vuole un provvedimento? Che ci vuole? Sono 40 anni che le chiediamo, esatto, che ci vuole? Esatto, su, esatto, avanti, esatto, che ci vuole? Esatto, dicevano. Allora vuol dire che non è ottimo. Ma non lo sa ancora, ma gli dia il tempo, Codacons. Scusa. Come? Diamogli il tempo. Gli abbiamo messo sul collo Calabrese. Calabrese sa, il professor Calabrese, che ha sul collo lei e la sottoscritta, che non è un bel vivere. Vabbè, proviamo, professor Calabrese, ci faccia sapere. Intanto, continuiamo a mangiare. Vi faccio sapere. State tranquilli che vi faccio sapere. E intanto, voi parenti che andate a trovare i vostri parenti negli ospedali, quando vi dicono. Chiunque si è ricoverato in questi ospedali può chiedere il risarcimento dei danni, migliaia di euro. Non se ne può più, devono cacciare i soldi. Vorrei dire una cosa, non solo quelli coinvolti, anche gli ospedali che non sono coinvolti, andate a trovare il vostro parente, vi dice mangio male, aiutami, ho fame, mangio male, voi gli dite ma dai, ma sei in un ospedale, ma va tutto bene, ecco invece iniziamo a credergli, perché potrebbe essere vero, potrebbe e domani, ecco. Cioè potrebbe essere il Codacons, no, non è vero, no, Codacons, faccio le corna, però... Attenzione, questa è una cosa grave. Vi saluto, Marameo, vi saluto. E davvero, adesso io cerco sempre di alleggerire, parlo come i fumetti, ma non sono buona. Veramente. Poveracci, sono dentro i letti, feriti, malati, disabili che devono mangiare schifezze. Vergogna. Ma vogliamo immaginare la situazione del Ma io mi domando anche, e lo so, sto sforando, mi fanno dei gestacci terribili dalla regia, avete ragione, ma io mi domando anche, il direttore sanitario di quegli ospedali, ma dov'era? Non controllava? Scusi, i capi, i direttori dei direttori delle galassie, lì dentro, nessuno controlla? Nessuno si rende conto che ci sono i vermi? Che ci sono le blatte? Scusate, mi scusi, io è il solito discorso, come quando picchiano i bambini, picchiano gli anziani. Gli anziani. E i presidi, e i direttori dei direttori, quelli che sono lì, ma non se ne accorgono? Loro che hanno scelto quelle cose, Allora, vi prego, la prego, professor, fateci capire che le cose veramente si possono fare. Grazie, professor Calabrese. Ci sentiamo dopo. La prossima volta non mi risponde più al telefono sulle scale. No, voi state dipendendo da causa nobile. Dai, non si può. Va bene, vediamo se otteniamo qualcosa. Codacons, i miei dispetti, avvocato, presidente del Codacons. Un saluto, grazie, siamo d'accordo. Buon lavoro anche a lei.